La storia della resistenza è fatta di piccoli e grandi tasselli e solo tenendo presente in un certo senso tutti questi tasselli che compongono l'unico mosaico della storia della resistenza al nazifascismo in Italia, possiamo avere sempre di più un quadro esauriente di quegli anni di lotta verso il nazifascismo. Anche la Calabria occupa certamente uno di questi tasselli, perché anche donne e uomini che direttamente e indirettamente erano legati alla Calabria hanno scritto la propria pagina, la loro piccola pagina di storia della Resistenza, senza la quale anche il grande libro della storia della Resistenza perde indubbiamente significato. Ricordiamoci che la Calabria aveva avuto già contatti con l'esperienza antifascista perché era stato un territorio scelto anche sia in età liberale, anche durante il regime fascista, dove isolare, confinare, mortificare psicologicamente molte figure dell'antifascismo italiano. E non mancarono nemmeno durante la fine degli anni 20, gli anni 30, momenti in cui l'antifascismo riuscì a dialogare in un certo senso con la comunità civile calabrese. Si trattava di piccoli gesti, di piccoli comportamenti, di vicinanza verso persone che erano state sradicate dalle proprie famiglie, dalle proprie comunità di appartenenza, perché avevano una posizione contraria, una posizione diversa rispetto al regime fascista. Poi ci furono anche atti dettati da una resistenza per la sopravvivenza, possiamo definirlo, ovvero atti di disubbidienza verso decisioni, verso leggi, verso la requisizione di risorse materiali e alimentari nei confronti della popolazione. Poi c'è tutta una pagina della storia della resistenza fatta anche dalla Calabria e i calabresi che va al di là dei confini territoriali della Calabria comunemente intesa. Si tratta di una pagina di resistenza che ancora non è stata scritta completamente, anche se da qualche anno gli istituti per la storia della resistenza, tra cui l'Istituto Calabrese per la storia dell'antifascismo dell'Italia contemporanea, sta censendo tutte queste voci, tutte queste vite che hanno fatto anch'esse la storia della resistenza italiana. Si trattava appunto di persone che si ritrovarono per varie motivazioni impegnate nelle realtà del centro-nord Italia, magari soldati che al momento dell'armistizio si erano sbandati e si sono uniti alle bande partigiane già attive in molte montagne e vallate del centro-nord, ma si tratta anche di molti membri della comunità civile che erano lì per motivazioni socio-economiche, cioè frutto dei flussi migratori verso le regioni del centro-nord Italia, che a un certo punto decisero di sostenere direttamente o indirettamente la lotta di resistenza. Si trattava spesso di intere famiglie che diedero il loro contributo o dal punto di vista proprio dell'azione completa, militare, della lotta attiva contro il nazifascismo, o attraverso atteggiamenti ausiliari, staffette, opere di copertura, vettovagliamento, e dicevo appunto intere famiglie impegnate, intere famiglie di calabresi impegnate nella lotta alla resistenza. E poi c'erano i partigiani veri e propri, anche in questo caso donne e uomini che scrissero la propria pagina di resistenza. Basti pensare per la realtà piemontese ai fratelli Giulio e Franco Nicoletta, o al partigiano Frico, Tallarico insieme alla sorella, cioè esiste tutto un mondo, un mosaico di vite che hanno un'origine calabrese e che hanno dato un contributo certamente importante alla storia della resistenza italiana in Piemonte, in Lombardia, nel Lazio, nel Veneto. E poi c'è anche la pagina degli internati militari italiani. Anche in questo caso in quei campi ci furono molti meridionali, tra cui tanti calabresi, e per loro in un certo senso, senza voler esagerare, quell'internamento e quella resistenza senza armi, nel non aderire alla Repubblica Sociale, nel continuare a resistere, a sopravvivere alle umiliazioni, alle ristrettezze, materiali nei campi di internamento nazisti, fu un'altra pagina dell'esistenza che è stata denominata senza armi. Da meridionale era ancora più difficile ambientarsi in un contesto climatico differente, quando le lettere a causa del
del consolidarsi del fronte nel centro Italia impediva la comunicazione tra internati e famiglie, anche l'arrivo dei pacchi alimentari. Erano tutte particolari che avevano però una loro importanza. Le lettere servivano agli internati per confortarsi, per sostenersi psicologicamente, i pacchi alimentari invece servivano per integrare quello che era il tenore critico, il tenore molto scarso dal punto di vista della sussistenza alimentare nei campi di internamento. Quindi, come possiamo vedere, solo se abbiamo uno sguardo così ampio e così corale possiamo ricostruire una storia della resistenza ricca che appartiene geograficamente a tutto il territorio italiano e soprattutto riusciamo a fare anche una storia dall'interno della resistenza che forse può parlare anche all'oggi, può parlare anche molto alla nostra attualità. Ho detto prima, un racconto corale, certamente diversificato, ma certamente si può fare un discorso, un racconto corale della resistenza, perché in quelle montagne, in quelle vallate, in quei lunghi inverni, nei luoghi di confino, di internamento militare, anche molti calabresi scrissero la loro pagina di resistenza cercando di vivere e sopravvivere alla persecuzione nazifascista e mantenere viva la fiammella della libertà e della democrazia che poi riuscirà a mettere solide radici nel secondo dopoguerra.